L'ex pilota romano si confessa nel salotto di Eleonora Daniele. Un paio di giorni fa Giancarlo Fisichella è stato ospite a Storie Italiane di Eleonora Daniele. L'ex pilota ha aperto il suo cuore parlando a lungo del collega e caro amico Michael Schumacher. Il romano ha regalato un ricordo toccante del pluricampione del mondo, inavvicinabile da ormai 5 anni a causa delle gravi conseguenze della caduta sulle nevi sofferta a Meribele a fine dicembre del 2013. Giancarlo Fisichella ricorda Michael Schumacher. Mi piacerebbe poter riabbracciare Michael e parlare con lui. Gli racconterei di suo figlio Mick, che sta crescendo, che sta vincendo, e che, probabilmente, diventerà un campione come lui. Ha dichiarato Giancarlo Fisichella a Storie Italiane. Quest'ultimo, inoltre, ha detto che spera con tutto il suo cuore che il tedesco possa riprendere una vita normale, anche se delle sue condizioni fisiche non si sa nulla da quasi 5 anni. Il romano ha affermato che come collega è stato un avversario incredibile, perché ha scritto la storia della F1. Gianfranco Fisichella e il gesto di Michael Schumacher. Nel corso della lunga intervista realizzata da Eleonora Daniele a Storie Italiane, Giancarlo Fisichella ha ricordato anche il Gran Premio di Hockenheim. L'ex pilota romano fu tradito dallo scoppio di uno pneumatico proprio quando era in testa a 5 giri dalla fine. Schumacher vinse, ma alla fine lo fece salire sulla sua Ferrari per concedergli il bagno di folla. A questo non me lo scorderò mai, è stato un gesto molto bello da parte sua. Era per me già un idolo, era un campione, io avevo appena iniziato. Era anche emozionante questo. Ha concluso Fisichella.